Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ecco il volto di Renata Polverini, governatore o governatrice del Lazio, della regione Lazio. La regione Lazio, assieme alla regione Lombardia, sono le due regioni, diciamo così, più importanti d'Italia. La Lombardia, perché con Milano, diciamo, è la capitale, diciamo così, economica, e Roma perché e Lazio, perché con Roma è la capitale d'Italia, poi c'è anche il Vaticano e via di seguito. E questa bella signora, io francamente ho incominciato ad avere qualche perplessità nei confronti di questa bella signora, e quando qualche tempo fa ho dovuto fare un video sulla legge Bacchelli, perché un certo cantante di cui adesso non mi ricordo il nome, dice: sono povero e chiedo l'accesso alla legge Bacchelli. E io l'ho vista fotografata, Renata Polverini, tutta sorridente, accanto a questo cantante. Ah, il cantante, il soprannome è il Califfo, ma presto mi verrà in mente anche il suo nome e cognome anagrafico. So che una delle sue canzoni più note è Tutto è noia, tutto è noia, capito? È cantante della noia era. E adesso però vuole, diciamo, il contributo dello Stato, capito? A Califano, Franco Califano, cari amici, Franco Califano, è sempre precipitata la nostra bella governatrice del Lazio, si è precipitata accanto a Franco Califano, Califfo, tutta sorridente, e ha manifestato tanta solidarietà a Franco Califano, però la solidarietà l'avrebbe dovuta pagare la solidarietà di Renata Barbarì Polverini, e la solidarietà che Renata Polverini manifestava a cuore aperto, a sorriso aperto, a Franco Califano. Beh, tale solidarietà la doveva pagare il popolo italiano, capito? Lei ci faceva la bella figura, diceva: quanto è buona la governatrice del Lazio, Renata Polverini, quanto è buona. Però poi pagava, come si suol dire, la solita frase, pagava pantaloni. La vedete quanto è decisa? Guardate che donna battagliera, che bella, è una bella donna, diciamo la verità. Io, siccome non è che le seguo in maniera approfondita queste vicende, ho avuto qualche simpatia per questa Giuditta, no, questa Renata Polverini. E poi ripeto, mi è caduta appunto relativamente al fatto di Franco Califano, il Califfo. E vabbè, l'avete guardato bene il volto di Renata Polverini, adesso stiamo sulla notizia che ci regala il settimanale L'Espresso. E va bene, cari amici? Vabbè, allora io devo sempre ai miei amici, diciamo così, la fornitura di notizie che poi devo elaborare. È la volta di Ricky 1970. Guardate un po', Ricky 1970, lo vedete? Il mio amico Ricky 1970, e mi dice: Polverini, due punti, il nuovo che avanza, punto di domanda. E siccome io continuo a fare i video, no? E dentro certi video dico: il nuovo che avanza, e non lo vedo il nuovo che avanza. Mi sono permesso di dire, e non vi offendete, cari amici, che un minimo di nuovo che avanza, un minimo, c'è nel Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle possa essere simpatico o antipatico, Beppe Grillo, possa essere un faccendiero o non un faccendiere, cari, io non so, io so soltanto che il programma del Movimento 5 Stelle dice che i politici non devono avere quattrini, cioè i politici, uno deve fare il politico e senza avere i privilegi parlamentari attuali, no? Attualmente i politici si prendono dai 15.000 euro al mese in su. In fin dei conti, io è l'unico partito, un movimento con il quale attualmente trovo qualche coincidenza, beh, a parte ovviamente il movimento, il partito, il movimento radicale di Marco Pannella,
e di Emma Bonino ovviamente, ma l'unico poi movimento, un partito in cui trovo qualcosa di nuovo, e mi dispiace dirvelo, ma è il Movimento 5 Stelle, perché nessun altro movimento, nessun altro partito, neanche il partito di Tonino Di Pietro, neanche il partito di Nichi Vendola parlano della questione dei privilegi parlamentari, non ne parla nessuno. Allora, l'amico mio sa che io dentro tanti video ci dico sempre, parlo sempre di quelli che predicano, dicono io sono il nuovo che avanza, ma hanno una bella busta paga parlamentare o regionale molto molto pesante. Per cui lui giustamente, l'amico Ricchi 1970, dice Polverini, due punti, il nuovo che avanza? Lazio, inchiesta dell'Espresso sulla governatrice, la casa popolare della Polverini a 130 euro al mese, sull'Aventino per 15 anni per 5 stanze. Beh, cari amici, guardate, qua di materiale ce n'è tanto, eh? E il merito di aver fatto questo servizio non è di Serafino Massoni, purtroppo. Io non ce l'ho il tempo, la possibilità di andare in giro a cercare queste notizie dell'Espresso. Questo l'Espresso, Polverini. Credo che è l'Espresso Online, affitto di favore per Roma. E allora qua si dice che lo stesso Alemanno adesso, di fronte a questa notizia, il sindaco di Roma dice, beh, adesso basta, dice Alemanno, eccolo qua. Gianni Alemanno si è subito accodato allo sconcerto generale, varando un'altra commissione ad hoc, stavolta al Campidoglio. Non voglio fare né allarmismi né dossieraggio, solo appurare la verità. Beh, io dubito che questo giornalista, Emiliano Fittipaldi, io dubito, dubito che abbia scritto un articolo senza avere le prove certe di quello che scriveva. Ne dubito fortemente, d'accordo? Adesso sarà qua c'è un bel giro di appartamenti comprati a prezzi diciamo, di favore, di affitti di favore, via di seguito. Allora, cari amici, seguiremo la vicenda e magari ci tornerò sopra, perché è lo stesso Gianni Alemanno, che dice adesso basta scandali a Roma, perché gli scandali a Roma in questo ultimo periodo ce ne sono stati tanti, che c'è da rimanere sconcertati, va bene? Sapete, tutti gli scandali nelle assunzioni in aziende municipalizzate, cose che fanno inorridire. Allora, cari, io per il momento vi lascio con queste amare considerazioni su questa bella signora che ha fatto la sua bella figura con il cantante Franco Califano, alias il Califo. Andate a vedere, cari, digitate su un motore di ricerca le parole tag Serafino Massoni, Franco Califano, Legge Bacchelli, e vi saltano fuori i due video che ho dedicato al Califo, quello che cantava tutto il resto è noia, tutto il resto è noia, e lei ci ha fatto la sua bel figurone, tutti i servizi stampa dedicati a lei, a Renata Polverini che stringeva la mano sorridente a Franco Califano, d'accordo? Ci ha fatto un figurone. Cari, io mi riprometto di tornarci sopra, cari amici, d'accordo? Su questa questione qua. E intanto non posso far altro che evidenziare, mi dispiace ripeterle queste cose, cari amici, mi dispiace tanto, come si dice, mi piange il cuore, mi piange. Osservo sconsolato, amaramente, che in tutto l'arco parlamentare che si vada dall'estrema destra, che si va dall'estrema sinistra, hanno tutti la stessa busta paga. Tu, identica, identica per tutti, cari amici. E allora in che cosa si diversificano? Sulle parole si diversificano. Vi ripeto per l'ennesima volta che mi pare la storia raccontata, la storia dei i ladri di Brema, che di giorno non facevano altro che picchiarsi fra di loro. E di notte andavano a rubare insieme, così i nostri politici, che siano dell'estrema destra o che siano dell'estrema sinistra, di giorno, no, in Parlamento litigano fra di loro.
Però sono tutti d'accordo nell'avere la stessa busta paga, gli stessi privilegi parlamentari. I quali privilegi parlamentari se li sono fissati da soli. Da soli. Tutti d'accordo, eh? Tutti d'accordo. Cioè non è che quando si sono fatte le loro leggi per avere la loro busta paga parlamentare hanno litigato. No, no, lì non hanno litigato, tutti d'accordo, vanno tutte bene le buste paghe parlamentari. E nessuno ha mai detto, ma neanche Nichi Vendola, neanche Tonino Di Pietro hanno mai detto, ma no, sul web c'è un video di Serafino Massoni intitolato Se io fossi il Premier, sì, hanno ragione, su questa mia piccola TV pubblica c'è un video mio intitolato Se io fossi il Premier, cioè se Serafino Massoni fosse il Premier. Allora, non è che Di Pietro e Vendola abbiano mai detto, ah, sulla piccola TV pubblica di Serafino Massoni c'è questo video intitolato Se io fossi il Premier, dove Serafino Massoni, riallacciandosi a Platone, dice che i governanti dovessero, almeno i governanti, almeno, poi il popolo tenga pure la tenga pure la proprietà privata. Serafino Massoni, allora, in quel video intitolato Se io fossi il Premier, dice, ma guarda, dice che noi governanti, noi politici dovremmo essere privi di proprietà privata e dovremmo essere, diciamo così, compensati solo con il rimborso delle spese di vitto, alloggio in modeste locande e di spostamento sui mezzi pubblici, tranne gli aerei. Ah, guarda che bel consiglio che ci ha dato. Facciamo anche noi così, come dice Serafino Massoni. Ma che è? Ma che è? Ah, quanto è vero il detto dell'antica Roma, pecunia non olet, non puzza, non puzza. Sì, quelli del centrodestra magari saranno pure più ricchi, può darsi, però sono più ricchi nel senso che sono dei professionisti, sono degli industriali e via di seguito. Però relativamente all'accesso alle casse dell'orario, dell'erario, relativamente all'accesso alle casse dell'erario, del pubblico erario da parte dei ricchi, dei benestanti del centrodestra, non c'è nessuna differenza con la quantità di accesso al pubblico erario da parte dei politici del centrosinistra. L'accesso è lo stesso. Insomma, uno dovrebbe. Sì, queste qua sono cose che fanno male, cari amici, queste qua, questa faccenda qua di questi privilegi negli affitti delle case in posti sontuosi, nell'affitto, nell'acquisto, nell'affitto, nell'acquisto, sono cose che però fa dispiacere anche sapere che per esempio un operaio metalmeccanico della catena di montaggio di Pomigliano d'Arco si prende 1.200 euro al mese e che invece il difensore di costoro, che allo stato attuale sembra sia Nichi Vendola, e questo prende in un mese Nichi Vendola prende sui 15.000 euro, cioè prende più di 10 volte di più di un operaio metalmeccanico. E poi magari vediamo Nichi Vendola che dice: io sono il difensore degli operai. Come si fa a credere a questa gente? Come si fa? Com'è possibile? Sono bravi a parole, ma nei fatti. Diciamo sconsolatamente che sono tutti uguali, perché godono tutti degli stessi identici privilegi parlamentari, per votare i quali non hanno mai litigato, non hanno mai chiesto un referendum popolare, ma neanche l'ottimo Tonino Di Pietro che ci butta fuori referendum popolari a valanga, forse sta battendo i radicali di Marco Pannella e di Emma Bonino sui referendum, ma fai un referendum sulle paghe dei parlamentari, Tonino Di Pietro. Chiedi al popolo qual è la volontà popolare circa la retribuzione dei parlamentari, ma perché non lo fai mai questo referendum? Vabbè, cari amici, dai, ci torneremo su questa faccenda del volto di Renata Polverini, d'accordo? Vabbè, io ringrazio l'amico Ricky, d'accordo, che mi ha mandato questa simpatica notizia. Ricky, 1970, eccolo qua. Vi ringrazio, cari amici, vi ringrazio tutti. E a tutti tanti saluti da Serafino Massone.